Una voce per un aiuto. Conduce Dora Millaci. Buongiorno amici, buona domenica e benvenuti a questa nuova puntata di Una voce per un aiuto. Questa è una radio sociale gestita da professionisti volontari, tratta notizie sulla solidarietà a 360 gradi. Tutti gli appelli, gli eventi, i mini concorsi e le promozioni dei libri sono fatti gratuitamente. L'unica cosa che viene richiesta è la condivisione della trasmissione. La radio non ha recapito telefonico. Per contatti scrivete a questa mail radiounavoce@virgilio.it. Noi andiamo rigorosamente in diretta. Ultima notizia, ma non certo meno importante, anzi molto importante, attenzione. Obiettivo ADICAS, l'obiettivo vitale dell'assistenza domiciliare in diretta. Ma di che cosa si tratta? Allora, quest'oggi ne parliamo brevemente, dandovi solo qualche indicazione. Più avanti faremo una piccola puntata speciale proprio su questo tema, che so che è molto sentito. L'assistenza a domicilio per le persone non autosufficienti è di vitale importanza. All'interno di questa frase rientrano tutta una serie di ausili che non sempre vengono erogati. Sta portando avanti una battaglia proprio su questo il signor Luca Bernardi, anche perché purtroppo questa situazione la vive sulla sua pelle. Nell'assistenza, oltre al personale, servono tante cose, per esempio materiale farmaceutico, che può essere da una semplice crema ad una carrozzina, ma anche fare esami specifici a domicilio, ma molto molto altro ancora. Se volete saperne di più, se volete aiutare Luca a portare avanti la sua battaglia, mi rivolgo al suo sito www.lucabernardi.eu. Allora amici, per oggi le notizie sono terminate. Prima di chiudere vi informo che domani andrà in onda una puntata straordinaria con tema il bullismo. Non perdetela. Adesso vi lascio con un abbraccio e un sorriso. Che giunga a tutti coloro che in questo momento stanno affrontando una battaglia difficile. Grazie come sempre per avermi ascoltato e vi aspetto nella prossima puntata.